dal libro dei libri, la Bibbia, la più bella, la più commovente, la più umana delle storie. Giuseppe venduto dai fratelli. Ascolta, Giuseppe. A Betel, quando tu nascesti, il Signore mi apparve in una visione. Mi parlò di te. E attraverso di te egli parlerà alle nostre future generazioni. Un ebreo? Saresti un insulto alla dignità del mio alto grado. Tu non sei l'uomo che ho amato. Sei tu che hai cercato di cancellare l'odio dal mio cuore. E io ti ho creduto, perché la tua dolcezza mi aveva vinto. Oh, era allora che avevi ragione. Giuseppe, ti prego. Tu mi hai insegnato ad amare. Lascia che io ti insegni a perdonare. Sei ridicolo! Sì, impatto d'amore, ma io sono sincero, mentre tu no. Sei stata sempre una mentitrice, hai mentito a me, hai mentito anche a te stessa. E credi di sfuggire alla punizione che meriti? Giuseppe, il grande figlio di Giacobbe. Enet, l'affascinante moglie di Putifarre, capitano delle guardie e ministro delle prigioni. Asenat, dolce e delicata creatura. Beniamino, fratello prediletto di Giuseppe. Simeone, ingrato e crudele. E il patriarca Giacobbe, severo e autoritario, sono i magnifici interpreti di Giuseppe venduto dai fratelli. No, io sono innocente, non voglio morire. È un'appassionante vicenda che alterna la corruzione del raffinato mondo egiziano al terribile dramma di un uomo diventato schiavo. Cavategli il sangue se lo volete salvare! E fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi. Giuseppe, figlio mio. Ti amo con tutto il cuore. Baciami. È la volontà di Dio che ti è stata rivelata, grande faraone. Dapprima in Egitto vi saranno 7 anni di abbondanza. Ma poi tutta l'abbondanza sarà dimenticata. E per 7 anni la carestia divorerà la terra. Giuseppe, venduto dai fratelli, vi farà rivivere i meravigliosi splendori di un antico mondo, i suoi riti segreti e sontuosi, nella più suggestiva, nella più commovente, nella più significativa storia di tutti i tempi.